Salve youtubers e benvenuti ad una nuova recensione. Come accennato nell'ultimo video, oggi parlerò di un'altra perla con protagonista Spider-Man. E per farlo dobbiamo spostarci nel Giappone degli anni 70. Confusi? Non temete, la situazione peggiorerà. Nel 1978 è stata fatta una serie live action dell'Uomo Ragno, ambientata in Giappone, chiamata Spider-Man. Creata dalla Toei, conta 41 episodi e un lungometraggio. Quello che vedremo insieme sarà il primissimo episodio. E credetemi quando vi dico che ogni aspettativa che avevo su questa serie è stata demolita. In senso positivo, ovviamente. Guardarla è stato un po' come baciare per la prima volta. O fare l'amore per la prima volta. O andare su chat roulette per la prima volta. Ma quello è un pene. Te lo immagini in un modo e invece in tutt'altro. Questa è la recensione di Spider-Man. L'episodio inizia con la sigla, che trasuda anni 70 da ogni poro. Subito dopo vediamo due occhi nella nebbia cercare il proprio fratello. E poi il delirio. Viene inquadrata un'astronave con dentro una donna e un cyborg. Fatemelo ripetere. Viene inquadrata un'astronave con dentro una donna e un cyborg. È strana come cosa, ma ehi, questi sono giapponesi! Se noi siamo gli italiani tutti spaghetti e mandolino, loro sono gli stessi che hanno creato una pubblicità con Cappuccetto Rosso che balla insieme a degli animali ed un procione con dei testicoli giganti. Non mi stupisco più di nulla. Wow! Ma facciamo la conoscenza del Peter Parker nipponico, il nostro timido secchione di periferia. Ria. Wow. Sì, qui è un figo ed è un motociclista. Ok. Nel frattempo un'altra astronave si schianta sulla Terra e Peter sente delle voci. I due manigoldi di prima hanno paura che questa astronave possa essere trovata dal professor Yamashiro ed usata contro di loro. Quindi decidono di ucciderlo, perché sono i cattivi, se dal costume non l'avevate capito. Quindi la donna si traveste da militare e si infiltra nel laboratorio. Spidey, mentre aggiusta la moto, vede l'ombra di un ragno sulla parete e continua a sentire delle voci. Intanto, gli scienziati e la donna infiltrata cercano l'astronave. Lo sapevo. Non volevo dirlo, ma mi avete costretto, quindi sigla. Sono imbattibili, indiscutibili, i Power Rangers. Sa che la verità vuol dire libertà, i Power Rangers. Mentre Peter è in moto con il fratellino, vede finalmente il ra. Che schifo! Troppo, troppo, troppo vicino all'inquadratura! Sono aracnofobico, mi volete far morire? Ah, di nuovo! E niente, sono costretto a sostituire le immagini del ragno con foto di gattini pucciosi. Molto meglio. Spinto da questa voce misteriosa, parte verso il gruppo di scienziati e scopre che il padre è morto. Neanche il tempo di versare due lacrime, viene attaccato dai sicari della donna. Delle calzamaglie grigie con il becco e gli occhiali da sole.
Viene ferito al collo e scappando precipita in una grotta. Qui dentro finalmente diamo un volto alla voce misteriosa. Un alieno arrivato dal pianeta Spider, giustamente, che gli svela il piano di invasione della Terra da parte del malvagio Professor Monster. Giustamente. Spider-Man sta per morire e l'alieno, per salvarlo, gli infila un mega braccialetto che lo infilza con dell'estratto di ragno. Quante cose a caso sono successe tutte insieme? Un'invasione aliena, un'astronave che si schianta, un mostro dinosauro, una grotta con un tizio strambo, un bracciale ragno salvavita... E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Beh, sì, certo. E sapete cosa? Mi piace. Ero stufo di risentire per la 40ª volta la stessa identica storia dell'uomo ragno. Ne avevo piene le scatole. Anche lo stesso zio Ben si è rotto le palle di morire per l'ennesima volta. Peter si risveglia e l'alieno gli spiega un paio di cosette. È rimasto nella grotta per 400 anni aspettando il momento per vendicarsi contro il professor Monster. Ed ha scelto Peter per farlo. Perché? Ma è ovvio, perché altrimenti la trama non va avanti. Finito il monologo, l'alieno cade a terra e muore scomparendo, lasciando al suo posto un ragno. No, è morto Obi-Wan. Tornato a casa, il ragno gli dice di infilarsi il costume. Protectao. Questo è uno di quei momenti, ma l'ho visto davvero o i miei occhi hanno avuto un infarto? Il costume viene sparato fuori dal braccialetto, si spiaccica per un secondo addosso a Peter e con una sola zip se lo infila ed è pronto a combattere. Questa cosa è fantastica! Ma non solo, Spider-Man mica spara ragnatele, no, ma che... Spara vere e proprie corde e con il suo senso di ragno disegnato sulla pellicola parte all'azione. Me l'aspettavo peggio le scene sui muri, devo dire. Si arrampica sulla diga e raggiunge la base dei nemici, dove tengono rinchiuso uno scienziato. Questa parte è piena zeppa di inquadrature, come dire, del cazzo. Ma perché facevano avanti e indietro? Non c'è motivo di ripeterla. Sta roba è malata. Tra l'altro, non so voi, ma a me sta venendo una voglia stranissima di guardarmi Takeshi's Castle. La donna cattiva evoca di nuovo il coccodrillone, che diventa gigante. Spidey tenta di catturarlo con le sue corde, ma viene sbattuto contro le rocce. Mamma mia, guardate la maestosità di questa scena. Un mega mostro sullo sfondo e Spider-Man che lotta con delle anatre. Se me lo avessero raccontato, gli avrei riso in faccia. Intanto dall'astronave esce... un'automobile? Che... vola e spara missili? Ecco da cosa erano tratti quei giocattoli farlocchissimi che trovavo quando ero piccolo al mercato. Ora ne voglio uno. Con l'auto, l'uomo ragno arriva dentro l'astronave e... Avera, change leopard!
Quello è un Megazord. Quello è un Megazord! Non riesco a trattenere la ficaggine! I get it poppin'. Altro che supereroi con super problemi. La risposta è un cazzo di Megazord. Qualsiasi cosa sarebbe meglio con un Megazord. Qualsiasi. Tranne Grey's Anatomy. Ma tutto il resto sì. E questo è un fatto. Si sparano per un po' finché il Megazord tira fuori una spada e lo trafigge. Fine! Quindi, questo era Spider-Man, lo Spider-Man giapponese. Se non si fosse capito, l'ho adorato dal primo all'ultimo minuto. Ovvio, la trama non c'entra assolutamente nulla con quella dell'uomo ragno vero e proprio, ma come intrattenimento non ha pari. Io come al solito vi ringrazio di tutti gli iscritti, tutti i commenti, tutti i complimenti che mi fate, tutto il supporto infinito, e ci vediamo ad una prossima recensione. Che siccome le ultime due erano su qualcosa di divertente, mi toccherà farla su qualcosa di terribile. No, non quello. Anche se, mio Dio, l'orrore.